Benvenuti a Cucina con Alice! Ciao Alice! E oggi cucineremo insieme la farinata gialla di magro, che è una ricetta dell'Artusi, è una ricetta che è lunghissima, non è complicata ma è lunghissima, ma siccome noi siamo genitori e abbiamo Alice che vuole mangiare velocemente, abbiamo deciso di rivisitarla un po'. Dunque, invece dei fagioli secchi che dovrebbero stare in ammollo una nottata e 2 ore di cottura, abbiamo preso i fagioli in scatola, una scatola di fagioli borlotti. Invece della polenta, della farina gialla, normale, che ci vuole 40 minuti girando continuamente a cuocere, abbiamo preso la polenta istantanea che cuoce in 8 minuti, circa 200 grammi. E poi abbiamo dovuto, ahimè, cuocere mezzo cavolo cappuccio in abbondante acqua salata per un'oretta circa. Però questa è l'unica cosa, diciamo, lunga che c'è da fare. Noi l'abbiamo già fatto per ridurre i tempi. E quindi possiamo già partire per fare la farinata gialla. Sostanzialmente, se avete cotto i fagioli, diciamo, se li avete presi secchi, cioè cuocete il tutto nel brodo dei fagioli, ma siccome noi li abbiamo presi in scatola, andiamo a passarli con passaverdure praticamente si passa tutto e quello che ne ricaviamo lo andremo a buttare nella pentola con il cavolo che andremo a rimettere sul fuoco per andare a fare la salsina. E niente, praticamente abbiamo passato i nostri fagioli borlotti che vabbè, lo potete fare anche col mixer, però magari così rimane fuori qualcosa. Quello che rimane, il puretto rimane, lo buttiamo nell'acqua del cavolo che poi vedremo se ci basta o meno, perché dipende anche un po' da quanto ci piace la polenta soda o brodosa. A noi ci piace soda, quindi andiamo a sciogliere il passato, diciamo, di fagioli nel cavolo e poi questo lo mettiamo al fuoco. Ma prima di mettere al fuoco questo, andiamo a preparare la nostra salsina. Come facciamo? Olio dove faremo imbiondire un mezzo spicchio d'aglio che abbiamo già tritato. Un cucchiaio di concentrato di pomodoro e i fagioli che abbiamo lasciato lì, vi sarete chiesti, ma perché usa solo quei pochi fagioli, non li usa tutti? Perché una parte lasciamo interi per un cucchiaio di concentrato di pomodoro e i fagioli che abbiamo lasciato apposta per la salsina. Quindi andiamo a mettere al fuoco il nostro cavolo col passato di fagioli che aggiusteremo anche di sale e pepe e la nostra salsina che anche lì aggiusteremo di sale e pepe per poi andarli a unire. Abbiamo messo sul fuoco quindi il cavolo così a scaldare perché poi di fatto è già cotto e la nostra salsina. Aspettiamo che l'aglio, insomma, abbia un po' insaporito il tutto e buttiamo il tutto nella pentola con il cavolo e il passato di fagioli. A questo punto il nostro minestrone, tra virgolette, la nostra base per la farinata è pronta. Non ci resta altro che buttarci la polenta istantanea e attendere i nostri 8 minuti per poterla gustare. Versiamo a pioggia la farina gialla mescolando per evitare di formare grumi e appunto in questo caso, visto che è
succulenta istantanea, prendiamo anche il tempo, sono appunto 8 minuti e poi dipende, perché dipende da quanto si vuole Alice, da quanto si vuole densa. Noi si vuole densa perché così l'Alice può mangiarsela. Mettiamo il tempo, chiaramente con la polenta, cioè la farina gialla non precotta viene più buona, e anche con i fagioli insomma non più cotti. Tra l'altro c'è anche una ricetta tipica toscana come questa, che però forse è ancora più famosa, che è la farinata gialla col cavolo nero, ed è anche più sfiziosa perché c'è la pancetta dentro. Però questa è una versione più salutare per la nostra mamma. Ed ecco il risultato finale, l'abbiamo rovesciata su un piatto, adesso è caldissima, si può mangiare caldissima oppure farla raffreddare e quindi anche rassodare un po'. Noi la facciamo freddare un pochino perché altrimenti la Alice si scotta. Alice, se te lo do che è caldo, poi dopo ti fai male alle maline, no? Allora, questa è la farinata gialla di magro dell'Artusi rivisitata per i genitori. Molto cauta. Non so bene come prenderla. È calda? Te l'ho detto io che andava fatta freddare. Vieni. Sì, via. Sembrerebbe che come tutto mi piaccia. Bene, allora noi, questa era la farinata gialla di magro dell'Artusi, rivisitata per i genitori. Se vi piace mettete mi piace, e iscrivetevi al nostro canale se volete rimanere aggiornati, perché noi ogni settimana e anche più volte la settimana vi proponiamo nuove ricette per genitori con bambini autosvenzanti, tutte ricette che Alice apprezza tantissimo, vero Alice? Sì, l'apprezza tantissimo, per cui insomma seguiteci, ciao!